Canada, settima gara del mondiale. Le condizioni climatiche attese, con temperature non particolarmente elevate nonostante il periodo dell'anno, ci spingono a scegliere per questa pista due mescole low working range, media e super soft, invece della combinazione portata lo scorso anno, soft e super soft. Circuito semipermanente, scarsamente utilizzato durante l'anno, Montreal si presenta abbastanza verde, ovvero poco gommato, soprattutto il venerdì delle prove libere. L'assenza di questo strato di mescola, depositato poi sull'asfalto durante il weekend, aumenta le possibilità dell'insorgere del graining. Ma che cos'è questo fenomeno? Il graining si innesca nella prima fase di utilizzo degli pneumatici, quando questi vengono molto sollecitati prima di aver raggiunto le condizioni ottimali di temperatura. La superficie della mescola, troppo fredda, non riesce a fornire il grip richiesto e scivola, innescando fenomeni di abrasione tra la mescola e l'asfalto. Si formano così dei riccioli di mescola sul battistrada che ne accelerano sia l'usura sia il degrado. Questo fenomeno è piuttosto noto su una pista come quella di Montreal, impegnativa e longitudinale, che presenta cioè molte frenate violente e forti accelerazioni in uscita dalle curve lente. Poiché una volta innescato non è possibile arrestare il graining, è necessaria una buona gestione delle gomme, soprattutto nei primi giri della gara, quando lo pneumatico è in fase di warm-up.